Gianni Sperti ha rivelato di essere stato vittima di stalking da parte dell'ex compagno della sorella Cinzia. Gianni Sperti, ex ballerino e noto volto televisivo, ha fatto ritorno ieri nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, accompagnato dalla sorella Cinzia. I due hanno fatto il loro ingresso in studio sulle note di Sinceramente di Annalisa, improvvisando un balletto che ha regalato momenti di pura allegria. Tuttavia, durante l'intervista, il tono leggero ha lasciato spazio a confessioni toccanti e intense. Gianni Sperti, la battaglia contro lo stalking e il coraggio di denunciare. Durante la chiacchierata con la Toffanin, Gianni Sperti ha parlato dell'ex compagno di Cinzia e di quanto la sorella abbia iniziato a comprendere l'importanza della propria felicità, riconoscendo la natura tossica della loro relazione. Inoltre, Gianni ha rivelato di essere stato vittima di stalking proprio da parte dell'ex compagno di Cinzia. Non ha mai accettato il mio rapporto con mia sorella. Quando è finita, pensava fosse colpa mia. Ho avuto paura per me, per lei, per i miei nipoti e per la famiglia. Abbiamo sofferto, ma non abbiamo mai ceduto alle provocazioni. Sperti ha sottolineato l'importanza di non permettere a nessuno di condizionare la propria vita, invitando chiunque si trovi in una situazione simile a denunciare. Gianni Sperti ha lanciato un potente messaggio di libertà e coraggio, che ha toccato il cuore dei telespettatori. Ricco di forza e speranza, ha mostrato la forza di un uomo e di una famiglia che hanno saputo rialzarsi dalle difficoltà. Io sono un cittadino libero. Voglio vivere la mia vita senza paura. Denunciare è fondamentale per riprendere in mano la propria vita. La separazione di Gianni Sperti da Paola Barale. Sperti ha anche ricordato il periodo della sua separazione da Paola Barale, con cui era stato sposato dal 1998 al 2002. Cinzia, ha rivelato Gianni, è stata la prima persona a cui ha confidato la fine del suo matrimonio. È stata la prima a saperlo. Ci sono stati 10 secondi di silenzio all'inizio, poi mi ha detto, se si sono lasciati Romina e Albano, si può separare chiunque.